Sembra che sono un video del 2009. Poi c'è buio. Se flippo il telefono, risulta più o meno uguale. Vi terrete sta cosa. Karma istantaneo, che è più o meno la stessa cosa che decido di fare il mio computer quando si è visto arrivare il computer di mio fratello, perché a quanto pare si è offeso. Infatti il mio computer ultimamente sta crashando a bestia. Sì, sto parlando con te. Si sono mosse le luci del disco quando ho parlato e poi non si sono mosse più. Io ho veramente paura. Aiuto. Vabbè, sostanzialmente sto computer qua sta crashando un botto ultimamente. E difatti questa è la seconda volta che registro questo video. Che vi dicevo? C'ho il video. Che mi dicevo? E che cazzo vi dicevo? Ovviamente tutti i file della registrazione del computer erano corrotti. Mi sono rimasti solo quelli della fotocamera perché ho usato il telefono. Quindi oggi ve non incorre il rischio, userò il computer di mio fratello. Quindi cosa tratta questo subreddit? Karma istantaneo. Letteralmente fai una cosa, esattamente dopo ti succede qualcosa. Analizziamo. Allora, ci sono in due sul motorino senza casco. Ah, beccano uno e cascano. Vogliono far cascare. Autismo! Aspetta, questa c'ha l'audio, quindi recupereremo le immensissime cuffie. Anzi, alzeremo il volume! My wallet. It's in your wallet. It was $50. Okay. I had to replace all my IDs. I had gift cards in there, my earpiece, and the calculator. There was no earpiece in the mail. Omae wa mou shindeiru. Nani? Un attimo. Allora, cioè questa è stata derubata. Io non ho rubato il portafoglio. Elenca quello che c'è. Questo che è l'iniziato. Stanno facendo il processo. Lui si dovrebbe difendere. E lui fa: non c'era quella roba dentro il portafoglio. E quindi si è sgamato. Ma sei scemo. Poliziotto falso. Ferma un camion pieno di detective veri. Signori, il genio del giorno è arrivato! Yes! Ok, questo lo vogliono fightare. Don't push, slap him up, slap him up, slap him up, slap! Nope! Cioè, non ho capito, quello gli ho detto "Waiu, fai schifo, fai schifo, fai schifo". E quello però in realtà mi faceva schifo, l'ha menato, non è tanto, cioè. Ok, abbiamo Will Smith. Will Smith schiaffeggia il ragazzo che lo prova a baciare in bocca. Perché? Telecamera di sorveglianza del 2019 con la quali, cioè, io riesco a fare i video in 1080p a 60 fps. Questo sarà 2.40. Qui c'è una persona. Ah, ma non è instant karma. Infatti non è karma. E di Reddit mi dà ragione. Oh, qua abbiamo un'alta qualità. Allora, passa quello che se la spacchiamo tutto. Cosa succede? Cosa succede? Non sto prendendo. Ah! Ma in che mondo è una macchina della polizia quella? Come? Listen, motherfucker, I ain't trying to fucking fight you. Alright, bro, go downstairs. No, fucking check it. Così impara da stronzo. Allora, lui era molto nervoso che doveva andare in città. Probabilmente questa città molta gente ti mena. E uno gli dice non ha senso. E lui fa sto anonimo dai ta bestia, fra. E alla fine dice mi hanno accoltellato, io ho preso 43 stitches, saranno punti. Punti di sutura, esatto. Che cazzo sta facendo questo? Ah, cioè lui voleva sedersi. Ha fatto male al tizio per farlo alzare scarpando e per poterlo sul palo. Osserviamo. Che cazzo è sta roba? Un granchio, un arago. Porco. Che cazzo è successo? Ma che c'è? Un'aragosta che però è viva! È vivo! È vivo! È vivo! Un'aragosta.
La traduzione di questa sarebbe editato, ma vabbè, it's si scrive così. Sistema il tuo spelling, sistema la tua grammatica. Lo vedi quanto sei fastidioso? Potete be utipresa il ton pravita. Che è successo? Aspetta, hold on a second, non ci sta l'audio intanto, mi sa. C'era una protesta, hanno usato lo spray peperoncino per mandarli via, però c'era vento e gli è tornato contro. Questo è perché ti servirebbe avere sempre una carta reverse di uno con te sempre. Ah, questo l'ho visto ieri, ve lo faccio vedere a voi. Arriva questo con la macchina, gli spacca lo specchietto. Questo si incazza con i guardatori e prima persona che pare GTA, gli spacca il finestrino. Questo anche l'ho visto ieri, ma non voglio le bug che ho visto ieri. Tu mi spegni la candelina e io ti spengo la torta. Questo è l'ultimo video che stavo guardando ieri prima che mi scoppiasse il computer. Mo ce lo guardiamo. Passa quello, sbatte contro il camion. Il camion torna indietro perché lui non dovrebbe andare da qua. Il camion torna indietro e... non va avanti, scusate. E... gli stracascia la macchina! Where you? Bella macchina nuova! What is it? Konijn, chef, buitenkant. Fijn is emotie. Ja, hè? Een emotie kun je uitschakelen. Ah, ja. Oh, voilà. Dat is no, dai. Allora, oh mio Dio, ho bisogno del tuo aiuto. Sim pensa che stava avendo un'overdose da droga. Overdose da droga? Da cosa? Ha preso una bottiglia di pillole dall'armadietto della nonna questo pomeriggio perché voleva impressionare qualche ragazzino quando la scuola iniziava. Essere tipo uno spacciatore o qualcosa. Idiota. Dice che ha preso due pillole verso le 3:30. Adesso dice che il suo cuore sta correndo e ha le vertigini. Che cosa ha preso? La nonna non ha nessun medicinale per il dolore, se è quello che voleva lui. Ha solo preso la bottiglia con più pillole là dentro, giurando che non sapeva cosa fosse. C'è scritto 20 mg furosemide, prenderne due al giorno. È un diuretico, sta pisciando un botto. È probabilmente disidratato. Gli farà male? Dice che non può smettere di pisciare. Che facciamo? O semplicemente portalo all'ospedale e ridargli le pillole alla nonna. Ne ho bisogno. Dunque, questo era un video molto semplice perché volevo fare qualcosa, però il mio computer non è in condizione di registrare roba decente, quindi per adesso ho registrato Reddit tanto per. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like, contattivo un video, passate l'istante su Twitter, troverete sempre in descrizione. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun altro video. Poi ci vediamo per tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.